Perché una compagnia di rifugiati? Dunque, le ragioni sono tantissime. È una compagnia composta da una cinquantina di persone, tra richiedenti asilo, rifugiati politici, migranti e naturalmente anche italiani. E vorrei incominciare a rispondere raccontando una storia che in realtà è famosissima, ma rappresenta una specie di stella polare per me e il mio lavoro. Questa storia racconta di un albero, una quercia sacra, che cresceva a Nemi, a sud di Roma. Il sacerdote che curava l'albero e il tempio era anche il re, e questo re però non doveva ammalarsi. E si credeva che laddove si fosse ammalato, anche tutto il mondo intorno a lui si sarebbe ammalato, sarebbe invecchiato, e allora all'inverno non sarebbe mai succeduta la primavera. Così questo re andava sostituito prima che invecchiasse, prima che si ammalasse, quando era ancora nel vigore delle sue forze. E così si diffuse l'abitudine che chi volesse prenderne il posto doveva penetrare di nascosto all'interno del recinto e arrivare all'albero sacro e staccare un ramo di vischio, il cosiddetto ramo d'oro, e con quello sfidare il re e o ucciderlo o esserne ucciso. Ebbene, gli unici che avevano il coraggio di fare questa impresa erano gli schiavi fuggitivi, quelli che non avevano nulla da perdere, quelli che non potevano tornare indietro perché altrimenti il padrone li avrebbe ammazzati. Dei disperati, della gente in fuga, che secondo questa leggenda erano però gli unici ad avere il vigore necessario per rinnovare il mondo. Ecco che nei miei sogni penso che questi disperati adesso equivalgano ai richiedenti asilo politico, ai rifugiati che arrivano da noi. E per noi intendo questo mondo in declino, questo mondo molto vecchio come è l'Europa, questo mondo che mi fa ricordare, per l'appunto, questo re che non vuole venire sostituito e che è terrorizzato da il nuovo che arriva e non può non arrivare. Il mio fare teatro e il fare teatro in questo nostro contesto lo sento effettivamente come qualcosa di malato, qualcosa di irrilevante, qualcosa che rischia per tante ragioni di non generare alcun cambiamento nel contesto dentro il quale succede, rischia di non generare alcuna esperienza significativa, significante. Nel momento in cui l'oggetto di interesse mio è causare un cambiamento, causare un'esperienza significativa, penso che, dati questi termini, l'artista abbia un prezioso alleato nello straniero, che ambedue siano due outsider, due che vivono ai margini, e quando non vivono ai margini, parlo soprattutto degli artisti, è meglio che ci vivano. È meglio che non si lasciano troppo inglobare e digerire dentro una professione. Non è una professione, e se la si vive dentro un ciclo di pensiero professionale, se si viene troppo assimilati al sistema, a quel ciclo di produzione, si è fregati, non si ha quella estraneità che in parte è necessaria per continuare a tentare di suscitare un cambiamento. Bisogna essere un po' indigesti.